Ciao a tutti! Continuiamo con le lezioni di storia e oggi parliamo dell'ascesa del fascismo. Prima di cominciare però vi devo dire due cose molto importanti. Numero uno, nel 2020 ho pubblicato L'Impero Romano raccontato ai ragazzi, un libricino piccolo che narra le vicende dall'anno 1000 all'anno 2000. È un po' come sono le mie lezioni, spero chiare e spero semplici. E nel 2022 ha pubblicato L'Impero Romano raccontato ai ragazzi, entrambi sono anche in formato ebook. E pochi mesi fa, alla fine del 2023, ho pubblicato anche la storia della Sicilia islamica. Numero 2, c'è un gruppo Facebook, Le lezioni di Adriano Di Gregorio, chi di voi volesse contattarmi con grandissimo piacere. Adesso possiamo cominciare. Allora, l'ascesa del fascismo indicativamente quel periodo che va dalla fine della prima guerra mondiale alla marcia su Roma al 22. E questo periodo i libri di storia lo chiamano anche crisi dell'Italia liberale, ma è la stessa cosa. Per intenderci, l'Italia liberale è quella di Giolitti. Allora, come ogni fenomeno storico, anche l'ascesa del fascismo deve essere storicizzata, cioè cosa vuol dire? Deve essere inserita all'interno, degli anni, del periodo storico in cui nasce. E il fascismo nasce, all'interno della gravissima crisi, che, diciamo, sfocia dopo la prima guerra mondiale. Allora, i libri di storia parlano molto spesso, e fanno bene perché è una cosa molto importante, della crisi dei nazionalisti. Cioè dire, l'Italia era entrata in guerra perché il patto di Londra aveva promesso tutta una serie di terre. Non ci dilunghiamo perché ne ho già parlato nella lezione precedente, quella diciamo delle conseguenze della prima guerra mondiale. E ora che ho imparato, vi metto il link in descrizione, forse ci riesco. Ma non dovrebbe essere difficile. Però il patto di Londra poi non aveva rispettato le promesse e moltissime cose non erano state date. Però insieme alla frustrazione e alla delusione dei nazionalisti, i libri di storia non parlano di una ancor più profonda frustrazione, che è quella del mondo contadino. I contadini, soprattutto i contadini meridionali, a cui non interessava nulla di Trento e di Trieste, dell'Istria, insomma, non sapevano minimamente nemmeno dove fossero, per convincere appunto i contadini ad andare in guerra, la prima guerra mondiale era stato promesso loro le terre, la riforma agraria. Cos'è questa riforma agraria? C'erano tantissime terre incolte, gestite, anzi non gestite, ma di proprietà di grandi latifondisti che non sapevano nemmeno di averle, o di enti religiosi, di monasteri. Insomma, c'erano milioni di contadini senza terra e c'erano tantissime terre lasciate incolte. A quel punto i contadini, era anche un cavallo di battaglia dei socialisti, dicevano: facciamo l'esproprio di queste terre incolte e soprattutto tramite una forte tassazione togliamo alcune terre e le ridistribuiamo al mondo contadino. Tutti, già da secoli si parlava di questa riforma agraria. Ora era stata promessa per convincere i contadini a partecipare alla prima guerra mondiale e in più era stata riproposta dopo la disfatta di Caporetto. Se vi ricordate, moltissimi soldati erano convinti che la guerra dopo Caporetto fosse finita. E vabbè, abbiamo perso, ma almeno torniamo a casa. Per convincere questi contadini a rimanere in guerra, anche perché in quel periodo l'Italia rischiava grosso, rischiava il tracollo, si rischiava di avere di nuovo gli austriaci a Milano, questi contadini vengono convinti nuovamente con la riforma agraria. Questi poveri disgraziati ci credono che gli avrebbero dato la terra. Però non solo le terre non gliele danno, ma la loro situazione peggiora perché alcuni tornano con una gamba, con un braccio, e terre lasciate semi incolte, semi abbandonate. La situazione è disastrosa. E quindi loro dicono: vabbè, non ce li danno e allora noi ce le prendiamo. E cominciano una serie di occupazioni di terre, di scioperi, di manifestazioni portate avanti soprattutto dai socialisti. Anche perché
la CGIL, il sindacato socialista, che diciamo quasi, la sigla non è esatta, la CGIL di ora, ma indica praticamente è quel sindacato, aveva ottenuto tutta una serie di successi sindacali per il mondo della grande industria ed era riuscita ad ottenere le 8 ore settimanali, no, scusate, le 8 ore giornalieris, 48 ore settimanali per la grande industria. E quindi i contadini dicevano, hanno fatto bene a occupare, a scioperare perché hanno raggiunto ottimi risultati. E quindi, soprattutto nella pianura padana, dove c'erano le Leghe Rosse sono i sindacati socialisti, ci furono una grandissima ondata di scioperi, di occupazioni e di manifestazioni per la terra. Nel resto d'Italia ci fu anche, non magari nella portata della pianura padana, ma ci furono anche queste occupazioni. Soprattutto nel centro-sud c'erano invece le leghe bianche, erano sempre sindacati di stampo cattolico, chiedevano tutta una serie di rivendicazioni sindacali, ma non volevano fare la rivoluzione. In questo clima, tra il 20 e il 21 luglio del 1919, furono indetti 2 giorni di sciopero. Lo sciopero generale veniva visto con terrore dai borghesi, dai proletari e dagli industriali. Vi ricordo che siamo pochissimi mesi dopo la guerra in Russia, Lenin, l'uccisione dello zar, e quindi i borghesi, i ricchi italiani erano terrorizzati che stava per scattare l'ora X della rivoluzione. C'era nell'aria il pericolo della rivoluzione. I socialisti volevano farla e i borghesi erano terrorizzati. Se ci fosse stata la rivoluzione, loro avrebbero perso tutto. Quindi legittimamente erano terrorizzati e i loro toni diventavano ovviamente sempre più violenti. Un mese prima dello sciopero generale era stato nominato presidente del Consiglio il buon vecchio Giolitti, che come ha sempre fatto, lui ha preferito non intervenire per bloccare lo sciopero e lasciare che lo sciopero si esaurisse da sé. Ora, tramite l'atteggiamento di Giolitti e tramite anche lo sciopero, anche gli agrari riescono ad ottenere, anche gli industriali, tutta una serie di successi sindacali. Ovviamente i borghesi ricchi non erano felici, però avevano ottenuto qualcosa, ma non era scattata la rivoluzione. E questo fatto fa litigare i socialisti riformisti e i socialisti che venivano chiamati massimalisti, quelli più radicali. Litigano a tal punto che si separano perché i socialisti riformisti dicono: vabbè, abbiamo ottenuto parecchie cose, va bene così, andiamo a casa, prima che poi esageriamo e viene l'esercito. I socialisti massimalisti dicono: no, è il momento perfetto per fare la rivoluzione e voi vi siete tirati indietro, siete stati traditori. E quindi un gruppo di socialisti massimalisti riuniti attorno ad un giornale che si chiamava Ordine Nuovo. Tra questi intellettuali, giovanissimi intellettuali, c'era Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, fondano nel gennaio del 1921 a Livorno il Partito Comunista, si staccano dai socialisti. Il Partito Comunista aveva l'intento dichiarato di fare la rivoluzione, di fare come in Russia, perché tra l'altro qualche mese prima Lenin, attraverso la Terza Internazionale, aveva proprio invitato i comunisti a staccarsi dai socialisti e tutti coloro i quali si fermavano alle riforme e non andavano avanti alla rivoluzione, fondare i partiti comunisti e andare avanti con la rivoluzione. Quindi il clima era ferocissimo. Vi ricordo che in questo periodo imperversava l'epidemia, la spagnola, che provocò 100 milioni di morti in tutta Europa. In tutto il mondo, scusate. Oltre ai socialisti, ai contadini, ai nazionalisti, ai borghesi, scusate, anche i nazionalisti, come vi dicevo prima, erano profondamente delusi.
Perché nei trattati di pace di Parigi, nell'aprile del 19, Vittorio Emanuele Orlando, che era il presidente del Consiglio, e Sidney Sonnino, che era il ministro degli esteri, offesi nei confronti del presidente americano Wilson, lasciano i trattati di pace a Parigi e tornano a casa. E Wilson, ovviamente, no, a Wilson non interessava nulla, andò avanti lo stesso e vengono firmati i trattati di pace. Anche perché Wilson non sapeva minimamente nemmeno dove fosse l'Istria. E quindi questi due poi si accorgono che non era cambiato nulla, tornano indietro e capiscono che avevano fatto benissimo, benissimo senza di loro. In questo clima, come vi dicevo, nel settembre del 19 D'Annunzio occupa la città di Fiume. Non ci dilunghiamo perché ne ho parlato anche di questo nella lezione precedente. Il buon vecchio Giolitti riesce a sistemare la situazione, a far sgomberare i compagni d'arme di D'Annunzio e a firmare il trattato di Rapallo, nel quale si cede Fiume ma si ottiene Zara. Praticamente in un paio di mesi Giolitti è riuscito a fare molto di più di Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino. In questo clima, in questo contesto incandescente di politica interna, sindacale, rivoluzione, politica estera, il 23 marzo del 1919 un ex socialista cacciato dal partito perché diventato improvvisamente interventista, di nome Benito Mussolini, fondò a Milano i Fasci Italiani di Combattimento. Allora, intanto il nome Fasci derivava da un'altra organizzazione che si chiamava Fasci d'Azione Rivoluzionari, fondate nel dicembre del 14 da Filippo Corridoni, un altro sindacalista rivoluzionario come Mussolini, un altro socialista massimalista come Mussolini, cacciato dal partito in quanto interventista. Corridoni muore durante la Prima Guerra Mondiale e ovviamente Mussolini eredita anche il nome ma anche l'idea. Poi il fascio ricordava anche il fascio littorio, che era un'arma, una specie di ascia utilizzata nell'antica Roma. Ma che cos'erano? Fasci voleva dire unione, quasi unione sindacale. Mussolini proveniva dal mondo appunto del sindacalismo rivoluzionario. Lui voleva fare un sindacato di combattenti, voleva unire socialismo e reduci, una sorta di socialismo interventista, diciamo così. E appunto i pochi aderenti, perché all'inizio erano pochi, erano quasi tutti reduci, ex socialisti, arditi, che era un reparto dell'esercito che poi stava partecipando all'azione di Fiume, ma anche anarchici e sindacalisti rivoluzionari, tutti sorvegliati ovviamente dalla polizia in un primo momento. Il programma dei fasci di combattimento è anche chiamato programma di San Sepolcro, perché la prima riunione fu fatta nella piazza di San Sepolcro a Milano. Questo programma all'inizio era socialisteggiante, diciamo così. Lo potete vedere tranquillamente anche su Google, insomma, è arcinoto. Sono tutta una serie di richieste scritte e diciamo portate avanti in un foglio, poi pubblicate nel giornale di Mussolini e intitolate "Noi vogliamo". E c'era il suffragio universale anche femminile, le 8 ore di lavoro per tutti, e questa era una richiesta socialista, il minimo di paga, cioè praticamente il salario minimo è portato avanti all'inizio da Mussolini, la partecipazione degli operai nel funzionamento dell'industria, ed era anche una richiesta socialista, una tassa straordinaria sui profitti progressiva, no flat, progressiva, che avrebbe portato all'esproprio parziale, praticamente una patrimoniale che esiste nel, diciamo, primo programma del fascismo, un'assicurazione sull'invalidità, sulla vecchiaia, un sequestro dei beni della Chiesa. Tutti questi sono richieste socialiste, alcune di queste poi negli anni 30 furono prese anche, fatte proprie dal Partito Comunista Clandestino. Accanto a queste c'erano non solo le richieste socialiste ma anche quelle nazionaliste, perché come vi dicevo lui voleva fare
voleva mischiare socialismo rivoluzionario e interventismo, come il riconoscimento del valore della guerra. I reduci erano delusi perché questi non solo non furono ringraziati, ma non ebbero nessun ruolo all'interno del nuovo Stato. Secondo Mussolini all'inizio diceva la nuova aristocrazia dovrebbero essere i reduci che hanno dato la loro vita per l'Italia, e invece non vengono nemmeno considerate. La formazione di una milizia nazionale, quindi un socialismo interventista, come diciamo, lo definisco io. I nemici erano i neutralisti, e poi, tra l'altro, Mussolini aveva ovviamente il dente avvelenato nei confronti dei suoi ex compagni che l'avevano buttato fuori dal partito. Però, siccome molti erano reduci, ovviamente erano furibondi nei confronti dei neutralisti, prima ancora che dei socialisti. Poi, diciamo, attaccarono i socialisti perché i socialisti non capirono il valore dell'esperienza della guerra e ammainavano la bandiera tricolore, portavano avanti la bandiera rossa della rivoluzione, e addirittura nelle elezioni del 19 candidarono uno che aveva disertato, e per loro questa fu una cosa intollerabile. Con questo programma fortemente socialista, antiparlamentare, anticlericale e anche repubblicano, Mussolini si presenta alle elezioni del 19, ma prende pochissime voti, si presenta praticamente solo a Milano, alcune migliaia di voti. L'elezione del 19 fu un'elezione molto importante, non si votava dal 13. In questi 6 anni il mondo era cambiato, l'Italia era cambiato è cambiato tutto. Si vota con un'altra legge elettorale, il diritto di voto era stato allargato, adesso c'erano 10 milioni di elettori, anche minorenni, tutti i combattenti, anche minorenni potevano votare. Questa era una promessa che era stata fatta dopo Caporetto. E si toglie il limite censitario, censitario vuol dire dello stipendio, tutti potevano votare. In queste elezioni i socialisti triplicarono i loro voti, anche perché erano quelli che si erano schierati contro la guerra, e ora ovviamente dicevano, ve l'avevo detto io, che la guerra non avrebbe portato nulla di buono, e ottenne il 35% dei voti. Un altro partito che andò bene è un altro partito neutralista, e i cattolici. E un mese prima dei fasci di combattimento, un sacerdote siciliano, Don Luigi Sturzo, aveva fondato il Partito Popolare. Aveva già fondato un'altra associazione, un altro movimento che era chiamato Democrazia Cristiana, nome che poi diventerà famoso, con Romolo Murri. Ma poi era intervenuto il Vaticano e aveva ordinato, addirittura scomunicato Romolo Murri perché aveva osato fare politica. Socialisti e cattolici in teoria avevano la maggioranza, ma si odiavano profondamente perché i socialisti volevano la rivoluzione, erano atei, e quindi i cattolici si schierarono con i liberali. I liberali rimanevano ancora il primo partito, liberali e giolitti, però avevano perso tantissimi voti. Come vi dicevo, i fasci di combattimento andarono male, e la sconfitta fu molto bruciante, anche perché Mussolini aveva presentato tutta una serie di personaggi molto noti. Aveva presentato il poeta Filippo Tommaso Marinetti, quello del futurismo, ma anche il grande e famoso direttore d'orchestra Arturo Toscanini. Andò male anche perché c'era un altro partito di combattenti, capeggiato da Salvemini. E per recuperare voti, lui capì che con queste posizioni troppo estreme, anticlericali, antiborghesi, non andava da nessuna parte. Per recuperare voti appoggiò l'impresa di Fiume, e addirittura nel suo giornale fa una sottoscrizione per aiutare gli
gli arditi di D'Annunzio. D'Annunzio ringrazia, però poi insomma gli dà del vigliacco perché lui dice che qualunque cosa, lui parla, ma non ci mette mai la faccia. Mussolini questo, e non va in prima linea, infatti lui se la fa alla larga da Fiume. Mussolini che fa? Prende le lettere di D'Annunzio, ritaglia le parti negative, gli insulti e pubblica nel suo giornale soltanto le parti negative. E in questo clima si capisce che il partito, il movimento avrebbe dovuto cambiare. Infatti nel secondo congresso si dà più spazio ai reduci e il movimento ha una svolta a destra e cominciano le squadre d'azione, che erano squadre organizzate da giovanissimi reduci arditi che si prendevano i soldi dai borghesi, dei ricchi, dai proprietari terrieri e andavano a picchiare, a bastonare gli occupanti perché venivano pagate. Il governo non faceva niente, Giolitti non faceva niente e quindi gli industriali si sono messi in proprio e hanno pagato queste squadre fasciste. Come prima cosa hanno devastato la sede del giornale L'Avanti, giornale diretto prima da Mussolini a Milano. Ovviamente Mussolini non partecipa, dice sì sì andate, ma lui se ne guarda bene. Queste squadre fasciste però non ideologicamente si richiamavano a Mussolini, però erano gestite da alcuni capi locali che appunto gestivano e si prendevano i soldi dai borghesi e raggruppavano una serie di ragazzotti ex combattenti in funzione antisocialista. Queste squadre d'azione si richiamavano a Freikorps. I Freikorps erano delle milizie volontarie tedesche che hanno massacrato i comunisti di Rosa Luxemburg in Germania. Anche lì, nel momento in cui si è fatto avanti il pericolo comunista, vi ricordo che i borghesi, i ricchi erano terrorizzati, perché se ci fosse stata la rivoluzione comunista, loro avrebbero perso tutto in un secondo, come aveva fatto Lenin. Quindi questi volontari si mettono insieme per andare a massacrare i bolscevichi e i comunisti. Così come in Germania, anche in Italia, la magistratura, la polizia, nessuno faceva niente per bloccare queste squadre d'azione, perché il pericolo era i comunisti e i socialisti. All'interno di tutta una serie di violenze, i fatti più pesanti furono i fatti di Palazzo d'Accursio. Siamo il 21 novembre del 1920. Secondo molti rappresentano il punto d'inizio del fascismo. Palazzo d'Accursio è il palazzo del municipio di Bologna e la piazza principale, piazza maggiore credo se non sbaglio, mentre si stava insediando una amministrazione socialista, il sindaco socialista, all'interno della manifestazione andarono alcuni fascisti e dopo una serie di provocazioni cominciarono a sparare. Alcuni, la dinamica ovviamente precisa non si sa, probabilmente alcuni furono uccisi anche dal fuoco amico, però ovviamente furono sobillati dai fascisti e negli scontri morirono 11 persone, 10 socialisti e un fascista. Questo fascista, di cui sinceramente non ricordo il nome, fu fatto passare come il primo una sorta di martire anticomunista. In questo clima, a pochi mesi dei fatti di Palazzo d'Accursio, ci furono le nuove elezioni, perché il governo, il Parlamento non era capace di formare un governo stabile. Però rispetto al 19 la situazione era piuttosto complicata, c'era stata Fiume, appunto i fatti di Palazzo d'Accursio, c'era stata la formazione del Partito Comunista, dichiaratamente rivoluzionario, e quindi i liberali e i ricchi erano terrorizzati. Allora a quel punto Giolitti propose il blocco nazionale, un accordo elettorale in funzione anticomunista.
Giolitti cosa voleva fare? Usiamo i fascisti e poi li scarichiamo. Mussolini accettò e cominciò nel suo giornale a parlare bene di Giolitti. Prima era il nemico numero uno. Disse che il trattato di Rapallo poi non era fatto così male, insomma, e cominciò a parlare bene di Giolitti. Uno dei proverbiali cambiamenti di Mussolini. E attraverso l'accordo con i liberali, attraverso il blocco nazionale, però Mussolini riuscì a prendere il 7% dei voti, che rispetto alle elezioni del 19 erano tanta roba, come si dice ora, e riuscirono a far entrare in Parlamento un 35 parlamentari, tra cui Mussolini stesso. Quindi, dopo questo ingresso nel Parlamento, Mussolini vuole abbassare i toni. Però, subito dopo le elezioni, Giolitti cerca di formare un governo stabile, ma non ci riesce e si dimette. Al suo posto ci va Ivanò e Bonomi, un altro socialista interventista però, che per prima cosa cerca di fare una sorta di pacificazione nazionale. Dice: vabbè, adesso basta, la guerra è finita, diamoci la mano, fascisti e comunisti. I comunisti non accettano, i socialisti sì, e Mussolini accetta in un primo momento. Solo che la base, i capi locali delle squadre d'azione, soprattutto quello bolognese, un tale Dino Grandi, dice: noi non le vogliamo sapere, noi continuiamo con la violenza, con le squadre, con le squadracce fasciste, anche perché questi ci facevano un mucchio di soldi e quindi non voleva perdere i loro introiti. E si mette in discussione la leadership di Mussolini, del fascismo stesso. E allora Mussolini dice: sapete cosa vi dico? Volete continuare con le vostre squadre? Tranquillamente, continuate. Però nel frattempo, con una mano dà via libera alle squadre fasciste, con l'altra mano fonda il Partito Nazionalfascista. Scioglie, volevo dire, il movimento, i fasci di combattimento, e fonda un partito vero e proprio che controlla lui, e molte di queste squadre passano nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale, un esercito privato però controllato da lui. Poi ovviamente lui li candidava al Parlamento o in altri posti, e quindi cerca di riprendere in mano la guida. Dopo il fallimento della pacificazione fallisce anche il governo Bonomi, e dopo di lui il governo viene dato un personaggio, insomma, di dubbio valore, Luigi Facta. Era un anziano avvocato bolognese, un vecchio giolittiano, viene sfiduciato dal Parlamento, ma il re insiste. A quel punto il Parlamento non sa più cosa fare e si riprende la vecchia idea dell'uomo forte, che era già stata diffusa dopo Caporetto. L'Italia è un paese marcio, ci vorrebbe uno che comanda. Come se tanti sbagliano, invece uno fa la cosa giusta. Questa ovviamente è una delle tante favole. Sbagliano 100 persone, ma sbaglia ancora di più l'uomo singolo. E si comincia a parlare di un vero e proprio colpo di Stato. Si era già parlato nel 19 di un colpo di Stato organizzato da Mussolini e da Emanuele Filiberto di Savoia, con i soldi del, imparentato ovviamente del re, con i soldi degli industriali milanesi, sempre terrorizzati dalla rivoluzione. I due personaggi che avrebbero potuto fare questa rivoluzione, da un lato ovviamente Mussolini, dall'altro D'Annunzio, che era la star. Però D'Annunzio non era un personaggio facilmente inquadrabile, D'Annunzio era un personaggio veramente eccezionale, che insomma gli industriali del nord non si fidavano di lui, e quindi poi lui si tira indietro e rimane Mussolini, che organizza questa marcia su Roma.
questo vero e proprio colpo di Stato. Prima di ovviamente di fare questa marcia su Roma, ci vuole l'investitura ufficiale da parte dei borghesi e da parte del re. La prima cosa che fa in un famoso comizio a Udine del 20 settembre, per prima cosa lui dice: io sono sempre stato monarchico, rassicura tutti, perché lui pubblicava articoli nel suo giornale a morte il re, e quindi da repubblicano, anticlericale, antisocialista, antiborghese, diventa monarchico, borghese, portatore e difensore dei ricchi e delle classi dominanti. Si organizza questa marcia su Roma, ovviamente, come sempre, Mussolini sta a guardare, non partecipa, rimane a Milano con le valigie pronte, che se fosse andato male lui sarebbe scappato in Svizzera, lui aveva vissuto tanto tempo in Svizzera. E questa marcia su Roma fu organizzata da quattro personaggi: Balbo, De Bono, De Vecchi e Bianchi. Ma torna a dire, Mussolini era rimasto a Milano. Si stima che insomma parteciparono un 15.000 persone. E la notte tra il 27 e il 28 ottobre cominciavano ad affluire a Roma alcune migliaia di camicie nere. Molti di questi provenivano da Napoli, dove c'era stato il primo congresso del partito, appunto il PNF. La mattina del 28 ottobre il presidente del Consiglio Facta prepara lo stato d'assedio. Lo stato d'assedio è: mandiamo l'esercito e li blocchiamo. Ma il re non firma. Il re probabilmente sapeva tutto, sapeva che a cosa serviva la marcia su Roma, era stato avvertito. Ma anche perché Lenin, siamo sempre lì, la paura del comunismo è fondamentale per comprendere l'ascesa del fascismo. Pochi mesi prima Lenin aveva ucciso lo zar, la moglie, i figli legittimi e illegittimi, i servi dello zar. Il re era terrorizzato. Se ci fosse stata la rivoluzione, la prima testa che sarebbe saltata sarebbe stata la sua e quella della sua famiglia, e quindi legittimamente era terrorizzato. La seconda sarebbe stata quella del Papa, che legittimamente era terrorizzato. Insomma, è comprensibile questo. Appunto, il re sapeva probabilmente di questa marcia su Roma, era stato avvertito dai reparti dall'esercito, e quindi non solo non firma lo stato d'assedio, ma il 29 ottobre chiede a Mussolini di formare il governo. Lui scende da Milano e il 30 ottobre viene a Roma e prende l'incarico. Non aveva la maggioranza parlamentare, però lo statuto albertino, la Costituzione in vigore a quei tempi, dava il potere al re di fare questo. All'inizio era un governo di coalizione con liberali, cattolici, però piano piano Mussolini accentra su di sé tutti i poteri. I ministri cattolici vengono fortemente invitati, quelli di Sturzo, dal Papa di lasciar stare, di lasciar perdere, di concentrare tutti i poteri a Mussolini, anche perché, come vi dicevo, il Papa era la seconda persona terrorizzata. Mussolini forma anche il Gran Consiglio del Fascismo e quindi piano piano utilizza sempre meno il Parlamento. Poi, per avere una solida maggioranza parlamentare, nel 23 modifica la legge elettorale, viene chiamata la legge Acerbo, ed è una legge con un premio di maggioranza fortissimo. I premi di maggioranza ci sono in quasi tutte le leggi elettorali moderne, solo che era un premio di maggioranza che avrebbe assegnato il 66% dei seggi a chi avrebbe ottenuto il 25% dei seggi. Quindi bastava ottenere il 25% dei seggi e si controllava il 2/3 del Parlamento. Mussolini ovviamente non ebbe alcun problema a superare il 25%, anche perché la campagna elettorale fu una campagna elettorale macchiata dal sangue, dalla violenza, dalle bastonate, dalle uccisioni, e quindi si andò
a votare nel 24. Anche qui fece una coalizione con i liberali chiamata la Lista Nazionale. Riuscì a far scattare il premio di maggioranza. E quando una delle primissime sedute il segretario del Partito Socialista, scusatemi, Giacomo Matteotti, denunciò alla Camera i brogli e le violenze patite durante la campagna elettorale, fu il 10 giugno del 1914 fu rapito e ucciso. In quel momento il fascismo traballò. Il re però non abbandonò Mussolini, gli industriali non abbandonarono Mussolini e soprattutto i socialisti sbagliarono, perché fecero la famosa secessione dell'Aventino, quella fatta dalla plebe romana contro i patrizi. Ce ne andiamo, offesi. Non chiamarono la piazza, non coinvolsero il re, se ne andarono. Mussolini aspettò, visto che non succedeva nulla, visto che ancora l'appoggio soprattutto del re e degli industriali era forte. Il 3 gennaio del 1925, in un famosissimo discorso alla Camera, si prende la responsabilità del delitto Matteotti, e da quel momento in poi il fascismo diventa una vera e propria dittatura. Poi farà approvare le leggi fascistissime attraverso le quali si aboliva tutti i partiti, tutti i sindacati, tutti i giornali, c'era un solo giornale, quello fascista, una sola radio, quella fascista, e poi il resto è storia. Ciao a tutti!